Cartoomix 2011, come ogni edizione di Cartoomix, significa anche Cerchio Giallo, una bella mostra dedicata al giallo. Ne parliamo con Luigi Loforti. Esatto. Per le caratteristiche di questa particolare mostra. Sì, questa mostra nasce dal fatto che quest'anno ricorre il centenario della nascita di Scerbanenko e quindi ci siamo così proposti l'idea di fare una panoramica sul giallo in salsa milanese, perché Scerbanenko, fra le altre cose, è diventato Scerbanenko agli occhi del pubblico con i suoi gialli alla milanese, e noi abbiamo detto, vabbè, ma oltre Scerbanenko cosa c'è? E abbiamo scoperto che c'è tantissimo. Da Scerbanenko in poi la giallistica italiana ha eletto Milano come sua quasi capitale, adesso senza chiaramente rendere offesa a nessun'altra città. E quindi ci siamo proposti di illustrare in 99 scene cos'è il giallo alla milanese. Abbiamo preso 99 titoli, scherzando, ma fino a un certo punto abbiamo detto i 99, all'inizio erano 100, poi abbiamo pensato a Calibro 9 di Scerbanenko, abbiamo detto i 99 titoli da leggere o guardare, perché parliamo anche di film, prima di morire. E allora abbiamo organizzato una retrospettiva in cui abbiamo preso dei libri e abbiamo detto a degli autori, a degli altri scrittori, parlatene, diteci perché dobbiamo leggerli, illustrateceli, certamente non svelateci il finale, e così che noi possiamo poi raccontare questi libri, questi film, a chi poi verrà alla mostra. Quindi noi vediamo, oltre ai libri che vengono messi dentro le buste come se fossero dei reperti, vediamo le descrizioni che Andrea Pinkez e tanti altri, Roversi, Gallone, tantissimi altri, Di Marino e tantissimi altri hanno voluto fare, descrizioni che hanno voluto dare di dei libri che loro reputano imprescindibili del giallo a Milano. Oltre a questo abbiamo tutte le piccole biografie di chi ha partecipato. L'idea è quella di dare una visione del giallo alla milanese da parte di chi i gialli alla milanese li scrive. Perfetto, allora, visto che abbiamo qua alcuni di questi grandi scrittori che hanno contribuito a questa iniziativa, cominciamo a presentarne qualcuno. Stefano Di Marino, che tra l'altro in questa occasione presenta anche l'ebook di uno dei suoi primi romanzi. Esatto, io sono venuto vestito così sobriamente, come potete vedere, perché sono un appassionato di narrativa popolare a 360 gradi, per cui sono qui a presentare la riedizione in ebook di Per il sangue versato, che è stato il mio primo romanzo ed era un thriller milanese, che voi potete vedere qui adesso in questo delicatissimo strumento che si può inquadrare. Per il sangue versato. Addirittura si sfogliano le pagine senza toccarle veramente, che era una storia che io ho scritto 20 anni fa. Nello stesso tempo, oltre a questa innovazione tecnologica che io non capisco ancora perfettamente, ma mi sembra bellissima, per cui sono contentissimo di partecipare, di averla disponibile per i lettori, visto che comunque il romanzo è fuori catalogo da parecchio tempo, abbiamo il numero nuovo del Professionista, che è la mia serie di più successo, di maggior successo, in edizione graphic novel, cioè un romanzo illustrato, edito dalle edizioni Bedè, che è una storia del Professionista che si svolge a Gangland, che è la mia Milano, ed è illustrato da Francesco Mortarino su un progetto che una volta doveva essere un fumetto, poi alla fine si è risolto a essere proprio un romanzo illustrato, e è un buon connubio tra tutti i miei interessi, che sono appunto cinematografici, narrativi, fumettistici, e devo dire che godo un casino a vedermi in questo contesto. Quindi giallo alla milanese o milanese è vivacissimo nelle pagine di Stefano Di Marino, così come anche nell'opera di Andrea Carlo Cappi. Ciao Andrea, ciao, raccontaci qualcosa di quello che sta bollendo in pentola. Come dicono i professionisti, compreso Stefano Di Marino, between jobs, perché ho finito di recente un libro della serie Nightshade, parzialmente ambientato a Milano, che è uscito da Segretissimo in gennaio, quindi non si trova più. Ho
scritto anche un romanzo sempre per Segretissimo della serie con Carlo Medina, il mio alter ego killer milanese, che uscirà il prossimo autunno, quindi non è ancora uscito, quindi è inutile che faccia promozione. In mezzo a tutto questo ho lavorato con uno scrittore che si chiama Paolo Brera, parente di un altro scrittore che si chiamava Gianni Brera, ha un romanzo ambientato nel Risorgimento, parzialmente ambientato a Milano, ma anche questo esce a settembre. Quindi direi che per quest'anno, mentre l'anno scorso ci scambiavamo figurine come da bambini con le copertine dei miei libri per presentarli tutti, quest'anno non ho praticamente nulla da presentare, posso godermi lo spettacolo che peraltro, quando riguarda il giallo e quando riguarda Milano, mi vede anche come quantomeno coprotagonista. L'anno scorso reiterato. Però parlavamo dei romanzi tuoi per Diabolik, per quello che mi riguarda è un bel scambiarsi di figurine. Esatto, infatti io vado sempre in giro con la cravatta di Diabolik per essere ben riconoscibile. Da Andrea Carlo passiamo ad Andrea DG, Andrea G. Pinkez. Ciao bello. Che promette, nonostante l'attuale versione televisiva, di non tradire il giallo, giusto? No, tant'è vero che a fine aprile uscirà Depilando Pilar, una storia dermatologica ambientata a Milano tra cliniche e donne di facilissimi costumi, che del resto continuano a piacermi molto. È un ritorno, è un libro che ha impiegato 3 anni a vedere la luce. Ne ho perso uno grazie a Monio Vadia, che ringrazio tutte le volte personalmente, perché si è impossessato di uno dei miei titoli di maggior successo, Il conto dell'ultima cena, tra l'altro citato in un film di Claude Chabrol. Lui ne ha fatto un libro di barzellette yiddish, quindi per cui la notizia che io ho accettato di rimanere in Mondadori purché venisse ripubblicato anche Il conto dell'ultima cena, che peraltro ha già avuto una decina di edizioni. Sono storie milanesi, anche questa lo è, tra Milano e Marsiglia, ma Milano ormai, come tutti noi sappiamo bene, a partire da Di Marino per arrivare a Cappi, è un luogo di aggregazione. Quindi se una volta raccontare paradossalmente Milano poteva sembrare provinciale pur raccontando il capoluogo, adesso Milano è uno scenario squisitamente o terribilmente internazionale. Benissimo, passiamo la palla, anzi il microfono, a Fabrizio Ganciani, anche lui scrittore di gialli, anche gialli un po' più disincantati, un pochino più, ma sempre gialli alla milanese, gialli gialli. Sì, sì, ma perché si capisce anche da quello che si è detto fino a qui, Milano non è una città per dilettanti, bisogna saperla cogliere, bisogna saperci vivere, saperla descrivere, o perlomeno saper far vivere i personaggi a Milano. Qui è stato bello perché, confrontandomi con i luminari dell'action thriller, dei gialli ambientati a Milano, mi sono reso conto di quante cose ci sarebbero ancora da scrivere. Abbiamo parlato con Stefano che Milano è una città che non ha un porto dove ambientare delle storie. L'unica cosa che manca, in realtà, è un porto, ci sarebbe anche, ed è il più antico porto fluviale d'Europa, la Darsena, che prima è stata lasciata andare in qualche modo, adesso con i topi, le erbacce, hanno tentato di costruirci un parcheggio sotterraneo. Io non chiedo di riaprire i navigli, ma se magari avessimo tenuto la Darsena, l'avremmo riempita d'acqua, con un paio di barconi, con un po' di nebbia, con una gru, qualche bel giallo, qualche storia noir alla francese sarebbe anche venuta fuori, qualcosa in più. Comunque niente, non solo non è una città per dilettanti, ma è una città che quasi nasconde i suoi monumenti, nasconde i suoi posti di rilievo. Io, il mio prossimo racconto, la mia prossima storia, il prossimo libro, a parte una parentesi un po' più umoristica, è ambientato nel 1566 alla Certosa di Garegnano, che è un posto bellissimo, la chiamano la Cappella Sistina di Milano, quasi sconosciuto, e il retro di questa certosa è tagliato dall'autostrada, per cui riassume un po' le contraddizioni della città. E vabbè. No, posso aggiungere una cosa? Che sia breve, perché no, brevissima, ma secondo me il giallo milanese esiste da sempre, dai tempi della scapigliatura.
Quello di cui non ci rendiamo conto è che esiste il verde milanese. Ci sono delle case di via, non so, via Washington, che hanno degli straordinari giardini interni, nascosti. È forse qualcosa di misterioso anche questo, il fatto che si tenga a non esibire, ma a trattenere. Benissimo. Io direi chiudo con Luigi, da dove dovevamo iniziare, perché come avete visto comunque lo sforzo è stato notevole, contributo di tanti talenti di penna italiani, milanesi, scrittori. Viene lecito a fare una domanda, cioè questa mostra per chi non ha la possibilità o la fortuna di venire a Cartoonix avrà un seguito? Allora ci stiamo pensando, in realtà di Cerchio Giallo con l'editore del libro, del ebook, di books.it, sta pensando se non riuscire a farne un piccolo catalogo, anche perché gli interventi sono così interessanti, così affascinanti, così prestigiosi, che sarebbe un peccato non poter offrire a tutti una piccola panoramica, perché magari qualcuno vada oltre, per carità, il grande esempio Scerbanenko, e capisca che il giallo italiano al milanese in questo momento è più vivo che mai. Benissimo, grazie a voi tutti, buon Cartoonix, grazie per la chiacchierata. Grazie.